Adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua. Allora mi scusi, quali sono le cenazioni? Quali sono allora? Capo ufficio pacchi. Ah sì, non, vabbè, l'ha già detto. Ah, ecco qua. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi. Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. Buonasera, buonasera. Io ho questo numero qui in testa, nel posto sbagliato, ma vabbè. Come sono in ombra, c'ho troppa luce dietro. Devo regolarmi la luce. Devo mettermela in faccia tipo interrogato. Ah, è bollente. Bollente, bollente da matti. Eccoci qua. Un po' che deserto le live e quindi un pochino che non mi facevo vedere, ma purtroppo ho avuto un po' di impegni, giusto per dirla in maniera molto molto sintetica. No, a parte impegni lavorativi, ho avuto un corso impegnativo su, non su Delphi, ma su un altro tema, e poi questa una settimana, e la settimana dopo sono in realtà stato a un meetup a Modena, che è stato, diciamo, carino, ottima accoglienza dal punto di vista proprio dell'organizzazione. Siamo trovati in un bar ben attrezzati con una bibita offerta dallo sponsor, quindi se non ho guardato se per caso ci sono delle foto che sono state pubblicate o meno della serata, perché avevo detto quando pubblichi le foto a chi documentava un po' tutto magari fammi sapere che butto un'occhiata. E sì, a parte partecipare a questa serata ho fatto anche una presentazione, potete indovinare di cosa ho parlato, ovviamente di Delphi in questo caso. Però ecco, se il materiale che avevo, e l'ultima volta che ne ho parlato, come dire, un'ora era poca, mezz'ora è stata ancora più devastante, perché in mezz'ora si riesce veramente, veramente proprio a scalfire, come dire, pochissimo di tutto quello che in Delphi si può fare. Dunque, io spero che ho attivato delle finestrelle, che hanno fatto un po' di cambiamenti alla grafica, ma sono robe in divenire, ma giusto perché stavo sperimentando un po' di cose e quindi niente di particolare. Guardavo se c'erano qualche foto, ma secondo me mi avrebbe mandato una mail anche il sito per vedere, però ci butto giusto un occhietto, che non si sa mai. No, è stato divertente, quindi io ho portato qualcosa relativo, no, direi che di foto ancora purtroppo non ce ne sono. Ho parlato ovviamente di Delphi facendo una carrellata, e una mezz'ora è stata veramente, ho dovuto essere molto rapido. E l'altro argomento è stato un framework che è interessante, che si chiama Quasar, se non ricordo male, per Vue. Quindi si parla di JavaScript, si parla di, non di Delphi, ma di sviluppo web, ma non solo, anche di applicazioni, di app, e quindi è un framework interessante per usare Vue, che è una delle alternative, diciamo, ai più blasonati Angular e React, per fare delle applicazioni web, ma anche delle app mobile, delle app con Electron, e quindi lavorare con queste tecnologie avendo già una serie di componenti già pronti all'uso, tra griglie, tabelle, date picker e cose di questo tipo. Quindi è stato abbastanza interessante. Quindi un giovedì sono stato là, e purtroppo gli altri giorni non ho avuto tempo di preparare nulla, di andare in live, e quindi ho saltato un po' di occasioni. Però non, come dire, appena riesco torno sempre qua, perché così qui è
come dire, è il mio luogo di, il mio spazio di terrore, come si può dire, il mio luogo di terrore, quindi stasera sono partito un po' più in anticipo rispetto al solito, perché di solito mi perdo un po' di più, ma perché sono in ritardo, però siccome stavo, come dire, smanettando un pochino sul profilo, per dire, ero già pronto, quindi ho detto teniamo, non facciamo un conto alla rovescia troppo lungo, e quindi il problema è che a volte c'è già gente in chat, a volte arriva dopo, e quindi in ogni caso noi proseguiamo come da programma, nel vero senso della parola, programma in tutti i sensi. No, ci sono un paio anche di notizie succulente, potremmo dire. No, allora, appena proprio pubblicato un link a un nuovo episodio del podcast di Delphi, quindi non mi ricordo se ho fatto un programma apposta, ma se sono stato bravo non l'ho fatto, ok, allora lo farò. Cioè, però me lo dovrebbe fare. Ho disabilitato il comando. Strano che non me lo esegua. Per una volta che il comando ce l'ho, e quindi permission everyone, costo 0, usage stream chat, enable the true. Molto strano, sembra tutto a posto, ma non ho capito come mai non funziona. Sarà sganciato qualcosa o si fa una fatica. Discord bot, questo non ce l'ho, ma a parte che questo non mi serve, quindi non capisco come mai non ha risposto al comando, però, e non risponde al comando, quindi solo questo o ce ne sono anche altri? Vediamo, neanche gli altri. Ma scusa, fino a un secondo fa ha fatto gli effetti sonori più stupidi, tipo questo. Developers, 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 developers. Allora, adesso ho capito il problema. Ho capito qual è il problema e adesso lo vado a correggere subito. No, è il bot che non riesce a scrivere i messaggi perché deve avere un numero di telefono certificato. Il bot non risponde al telefono, quindi per cui non ce lo potrà mai avere questo. Sono stato un po' troppo zelante, forse, nell'impostazione delle restrizioni. Cioè, dite, mi sa che sono stato un po' troppo restrittivo. Adesso vai a trovare dov'è questa opzione. Ok. Pure questo. Devono essere follower. Ah, vedi che viene bloccato. Le altre volte però non me ne ero accorto, forse perché phone number. Secondo me l'hanno reso obbligatorio per qualche motivo e non riesco neanche a spegnerlo. No, aspetta, sì che riesco a spegnerlo. Che cosa dico? Certo che riesco a spegnerlo, vediamo se si è spento. Ah, first time chat. Non è la prima volta che in chat, però adesso funziona. Quindi
ero stato così somaro di aver chiuso fuori casa il mio stesso bot. Ok, adesso funziona, quindi vedo che fa la mail e fa anche l'indirizzo del podcast. Dicevo, sul sito del podcast c'è un nuovo episodio dedicato al client per Prometheus, di cui non mi ricordo se ne abbiamo parlato, però sul mio canale YouTube, già che mani comandi facciamo andare anche questo, c'è un filmato, un filmatiello nella sezione conferenze, dove si parla di Prometheus e di Grafana, quindi dove per chi è interessato può dare un'occhiata a questo tool, che è un tool di monitoring e di alerting, quindi che raccoglie dei valori dai servizi e li converte, fondamentalmente avvisa, li archivia e tiene sotto controllo, diciamo, queste metriche nel corso del tempo, e ha anche una parte molto utile di alerting, quindi se alcuni valori tipo numero di utenti collegati, non so, spazio su disco, si possono mettere varie grandezze, se supera certe soglie configurate, il tool manda anche delle email e quindi avvisa quando c'è un programma che non funziona, che non sta funzionando da tutto tempo, oppure che dà dei valori che sono al di fuori di alcune soglie che si possono configurare. Chiaramente questi valori sono di vario tipo, vanno gestiti, il client vi consente di definirli, di aggiornarli e poi di andarli ad esportare verso questo tool in un formato testuale che il tool riconosce, con possibili etichette e valori, diciamo, dei metadati che vengono archiviati assieme ai valori, in modo da poter fare delle ricerche subito dopo. Quindi c'è in questo episodio del podcast si parla di questo client che ho fatto io, che sto sviluppando e che devo comunque integrare con alcune cose che non sono, come dire, indispensabili, ma in realtà lo sono, perché mancano alcune metriche che sarebbero molto utili avere, anche se non sono obbligatorie, e quindi me le andrò a implementare appena troverò un attimo di tempo, cosa che adesso in questo momento non ho, perché a giugno, precisamente il 6 e 7 giugno, se non vado errando, metto il link, ci sarà il Delphi Day, che è la conferenza italiana per sviluppatori Delphi, quindi trovate tutte le info qui, e quindi se cliccate sul link, sì, il 6 e 7 giugno, che dovrebbe essere un martedì o un mercoledì, sono due giornate, la prima di conferenza, quindi con dei talk. Io ne terrò uno su Chaos Engineering, diciamo l'acqua di rosa, ecco, quindi nulla di complicato in realtà, però in cui farò vedere, insomma, un po' come utilizzare il linguaggio Delphi per sviluppare alcuni pattern, diciamo che in parte sono nati durante queste live, quindi ci si è, come dire, lavorato anche qui sopra, almeno in una fase embrionale, e quindi le sto perfezionando, quindi sto creando un talk per come dire, creare servizi per renderli più, usando un termine veramente abusato che non sopporto più, resilienti, ma purtroppo è quello che è, quello è il termine giusto. Quindi si vedono un po' questi pattern, mentre nel seminario il giorno dopo, mercoledì, ci sono 3 orette, direi, quasi, forse, dalle 10:00 più 3 ore e mezza, buone, interessante, per parlare di Docker e Delphi. Quindi farò un seminario molto molto pratico, quindi orientato a vedere che cos'è Docker proprio da zero, a imparare di cosa si tratta per chi non lo conosce, a usarlo e a farci il deploy anche di applicazioni Delphi. Quindi questo è anche l'intento, l'obiettivo, di utilizzarlo però non solo per il deploy, ma anche per esigenze di tutti i giorni, e quindi utilizzarlo anche proprio per chi non lo conosce, per aggiungere la propria cassetta degli strumenti di sviluppo, quindi che è molto molto interessante. La conferenza è abbastanza economica, perché il costo praticamente
è quello del pranzo, praticamente, ecco, quindi non è che vado a vedere, solo seminario, sulla conferenza 79 euro, solo seminario 199 e seminario più conferenza 249, quindi fino al 5 giugno, fino al giorno prima. Poi ci sono degli sconti per under 25, tra l'altro, e per biglietti multipli se ci sono dei colleghi che vengono assieme. Quindi il link è quello che c'è in chat, delphidei.it. Anche se non siete sviluppatori Delphi, potrebbe interessarvi lo stesso, perché le tecnologie che andiamo a vedere sono in realtà, come dire, sono cross, cioè sono svariate, per così dire. Si parlerà ad esempio di una virtual interface di sicurezza per applicazioni e servizi, quindi il tema della sicurezza quando si fanno servizi SOAP, REST, HTTP. Si parlerà di Firebird, che è un database open source molto interessante, come scrivere meno codice. Vabbè, c'è la mia sessione sul chaos engineering, TSQL, performance tip and tricks, quindi ci parla anche di SQL Server in questo caso, domain specific languages, quindi DSL, DXJS, si parla di tante cose interessanti, e quindi anche i seminari sono abbastanza interessanti, soprattutto quelli più interessanti sono sempre in contemporanea a quello che faccio io, così non riesco mai a vederlo. C'è un REST code pattern dallo sviluppo al rilascio, quindi alcuni design pattern per lo sviluppo REST. C'è una parte legata alle performance, low code, quindi scrivere poco codice, K-clock con Delphi, che non... Ah, ciao Muzio! Che io non conosco, che avrei voluto vedere, però purtroppo c'ho il seminario in contemporanea e quindi non riesco a farlo. Anche perché parla di cose come OAuth e OpenID, che io ho provato a affrontare in questo caso sul mondo .NET, e sono una vera rogna perché ci sono poche implementazioni. C'è Identity Server, che è un'implementazione che adesso è diventata però a pagamento, anche giustamente mi viene da dire, perché comunque gestirla dovendo anche avere una parte abbastanza, come dire, curata dal punto di vista della sicurezza, ci lavorano sopra, e quindi è giusto anche i tool pagarli, come dire, quando si usano e quando sono utili per fare un single sign-on o usare un OpenID, un'autenticazione, come dire, unica. Altre soluzioni ce ne sono, che si basano su OpenID e su open source, però sono, cioè, da configurare, un processo difficile. Anche le librerie già pronte ti danno dei metodi da chiamare per imbastire delle cose, che però devi sapere di cosa si tratta, quindi devi sapere di cosa si sta parlando e quali sono appunto le funzionalità da implementare. Quindi è un argomento che ho approfondito, ma non più di tanto, mi piacerebbe approfondirlo di più. Mi farò spiegare qualcosa, insomma, perché mi interessa, visto che ho avuto dei mal di pancia quando ho dovuto gestirla e non avevo poi tutto il tempo, però era solo stata chiesta come info collaterale, e quindi qualcosa ho letto, però non stavamo parlando di Delphi, quindi sarebbe interessante approfondirla. Quindi queste sono le novità. Altra novità: è uscita una versione di Delphi Community aggiornata, quindi la versione gratuita di Delphi 11, aggiornata con l'ultima 11.3, che è molto stabile. Quindi chi usa la versione gratuita gli suggerisco di aggiornarsi, tanto poi è gratuito, alla più recente, perché sono stati corretti diverse problematiche riguardo al famoso LSP, il Language Server Protocol, cioè quella bestia di eseguibile che gira e che quando scrivete il codice, che funziona benissimo, diciamo funziona meglio in questa release. Non mi ha dato particolari grattacapi dal punto di vista di cose che magari non te ne accorgi e ti trovi
però, come dire, ci sta, è molto meglio, cioè, diciamo che prima non funzionava proprio e quindi si sono messi lì, si sono intestarditi, si sono messi ad analizzare tutto il possibile di questa diavolo di implementazione e hanno trovato, ma meglio così, perché il discorso è che, supponendo, come io credo poi, che su quello si baseranno anche delle implementazioni che spero arrivino presto, un po', come dire, riassettate, come quelle del refactoring e tutto il resto. Al momento io sto usando MMX Model Explorer, quindi un expert in più, perché quello integrato, insomma, è rimasto un pochino indietro ed è, cioè, variabili inline, non sa neanche cosa sono, quindi non è aggiornato la sintassi, ma perché è una vecchia implementazione. Spero che con questo LSP abbastanza stabile vada avanti anche quella parte di svecchiamento un po' di quest'idea, che comunque ci sta che rimanga, cioè mantenga la sua natura, ma con alcune parti che ci si liberi definitivamente di accrocchi.net o integrazione con robe che non siano proprio solo Delphi, a beneficio di stabilità, velocità e tutta una serie di cose. No, però l'ultima versione, l'11.3, effettivamente il bug fixing secondo me è ottimo, l'ho provata, molto stabile, ci ho fatto diverse demo, ho aperto, chiuso progetti di esempio, progetti miei, piccoli, grossi, e grossi problemi non me ne ha dati, soprattutto lato LSP. Rimangono un paio di cazzatine che continuano a non sistemare, che io ritengo, cioè, che sono, fanno perdere del tempo e sono delle bazzeccole, però che non sistemano, non so perché, ma vabbè, come dire, prima o poi si arriverà anche lì, quindi, per cui, di questo abbiamo parlato, del Fidei ne abbiamo parlato. Tu Muzio, ci sarà il Delphi Day? Qualcuno dei presenti sarà al Delphi Day? Giusto per finalmente un evento in presenza, tra l'altro, dopo 2 anni di eventi online, cioè, per carità, poi vanno bene anche online, perché l'importante è farli, come si suol dire, però almeno in presenza si può chiacchierare, si può andare a cena, si possono dire delle stronzate, quindi è tutta un'altra cosa, soprattutto per questo tipo di conferenze e soprattutto per la community dei delfisti, che magari potessi che non mi ricordo se geograficamente o temporalmente magari il problema, in effetti agevola molto quelli del nord Italia, perché effettivamente è un Piacenza per Milano, Torino, Verona e per così quelli di queste parti è abbastanza comodo, quindi io sono di Bari. Non mi ricordavo che fossi così lontano. quello è un po' un problema, diventa, è vero che i mezzi ci sono, però uno dopo bisogna che si prenda almeno un giorno prima e un giorno dopo, perché solo per il viaggio, perché altrimenti diventa una roba, anche se fosse un aereo così, poi dopo non vale la pena, che diventa questo, purtroppo lì non, come dire, non è prevista neanche il fatto di riprenderle, perché ci vuole, diciamo, tutta l'attrezzatura, poi l'iniziativa nasce un pochino come cosa, diciamo, da fare dal vivo, proprio che prende il suo valore dall'incontro dal vivo, quindi o si fa quello o, come dire, si gode a metà, come dice la noto spot, quindi. Però adesso se ne usciremo vivi, perché dovrò preparare anche lì un po' di roba, per questo eventualmente poi alla prima live o al primo blog post che mi trovo a riuscire a scrivere, racconto un po' come sono andate le cose che, diciamo, abbiamo visto, quindi prenderò appunti, anche se dovrò sicuramente sistemare all'ultimo momento le mie slide, quindi, però cercherò di arrivare pulito così e pronto, così posso prendere appunti per riportare dopo poi quello che si vede perché poi alcune cose saranno un po' interessanti, quindi ho provato a chiedere al mio capo, ma si legge la chat, mi sembra, io la vedo piccolina, ma la vedo in uno schermo piccolino, quindi siccome ho dovuto cambiare un attimo perché non si leggeva nulla sullo sfondo chiaro, perché prima era scuro, si dovrebbe leggere,
Ho provato a chiedere al mio capo, ma non ho ancora risposta. Pensavo fossi freelance, come... e quindi non so perché avevo, cioè non... A volte ho delle cose in testa che mi figuro io, così, per cui così me le figuro io, ma niente da parte che non sono freelance neanche io, perché c'ho un'azienda, c'ho un paio di soci, quindi sì, cioè sono socio, però come dire, sono i clienti che decidono in questo caso. Io cerco di tenermi libero almeno per queste iniziative, almeno cerco di fare queste, perché vorrei partecipare anche a una conferenza. Ho provato a mandare una proposta, ad esempio, per il Python, la PyConf, ma me l'hanno bocciata, e quindi forse perché c'era in mezzo Delphi e Python, e quindi usare le librerie, ma non è stata votata, e quindi lì c'era proprio la mia proposta con di fianco la scritta rejected, proprio, ah, che delusione, e per cui non ci sono poi andato, perché non ce l'avrei fatta in quel caso, 4 giorni di assenza non riuscivo a permettermi, perché ho dei corsi da fare, e poi c'era, ho provato anche Codemotion, ma anche loro non interessa, però insisto, non demordo, e quindi prima o poi ci sarà una qualche conferenza in cui riuscirò a portarci Delphi, quindi... E la Madonna, dovrei metterlo come suono, no, così cattivo, è solo lo stato, in realtà era nel limbo all'inizio, poi teoricamente in realtà hanno il sistema più aperto di votazione, perché chi partecipa o chi propone può votarle, e c'erano più di 300 submission, e quindi diciamo una conferenza con più di 300 proposte, cioè è abbastanza facile che uno rimanga, come dire, tagliato fuori. Quello che un po' non mi è piaciuto è che io, cioè, mi sono dato da fare, l'ho preparata il prima possibile, l'ho mandata, avevano 300 submission, però hanno detto le teniamo aperte ancora per raccoglierne altri. Allora, cioè, se dai una data di scadenza, quella deve essere, perché se tu, diciamo, ne avessi raccolte due e non sapessi cosa fare e non avessi proposte, diciamo che allora potrei capire, perché qualcosa devi portare, allora dici ok, siete tutti impegnati, siete tutti fuori tempo massimo, vi do altri 10 giorni per fare le proposte, ma se ne hai già 300, cioè lascia aperto. Poi buono, ho visto passare alcune che sono, vabbè, introduzione a Pandas, ok, ma già, ma chiunque guardi Python, un giro su Pandas ce lo fa, ha bisogno di un'introduzione, cioè quello te lo fai a casa, e poi vabbè, dovevano essere anonime e non potevo pubblicizzarle, quindi, ma sono sicuro che, diciamo, alcune persone che si conoscono e sapevano cosa portavano sono votate a vicenda, e quindi diciamo che su 300, se riesci a garantirti, a far sapere a qualcuno che viene, che quindi può votare, perché io non l'avrei potuta condividere e per regolarità non l'ho fatto in ogni caso, perché magari qualcuno di quelli che conosco ci andava, però non sono stato a prenderli, a dirgli oh, se ti va vota la mia, perché a parte che era illecito, ma magari non, ecco, magari non mi becca nessuno, prima di tutto perché poi non è che vengo pagato, quindi cioè, però insomma mi piaceva fare le cose come si deve. Penso che alcune community, alcune persone si conoscono a vicenda, sanno cosa portano, quindi anche se era anonimo un paio di voti se lo sono scambiati, ovviamente, quindi hanno senz'altro votato la propria e quella di un altro, quindi quello sicuramente, per cui, come dire, cioè sì, è una cosa che è meglio magari di un comitato di selezione, però è aperta al pubblico, dove i selezionatori, se poi sanno chi è, sanno di chi si tratta e sono tutti a umma, non porterai mai nessuno di nuovo da fuori, quindi in ogni caso, e quindi è inutile poi che chiedi, cioè è inutile che chiedi a persone di proporsi, se poi chi fa parte di un gruppo si vota più, diciamo, altre, ne ho viste passare alcune che un po' per mia impostazione personale ultimamente è un tema che mi lascia un po' così, un po' il fatto del
del problema che ci sono poche donne nel lato dello sviluppo, che cioè io lo posso vedere come un problema dal punto di vista, se fosse che, come dire, c'è qualcuno che dice no, tu non devi sviluppare in quanto donna, però non mi pare che questa cosa succeda. Se succede, chiunque dica una cosa del genere andrebbe subito, cioè, accoppato proprio, no, mi dissocio, non, adesso, per tra virgolette, diciamo, senza, no, ovviamente metaforicamente parlando, nel senso che chiaramente non è corretto che qualcuno, insomma, se un troglodita non c'è niente da fare, però dal punto di vista del, come dire, di barriera all'ingresso non ne vedo, cioè chiunque può fare il mestiere dello sviluppatore assolutamente, o di networking o SEO o marketing o qualunque cosa, senza nessuna, e quindi ci sono, vabbè, queste associazioni che organizzano delle conferenze anche molto interessanti, però cioè la conferenza c'è organizzata, non so, da questi gruppi per l'empowerment femminile, e invitano della gente interessante, però poi gli uomini non ci possono andare. E quindi io vedo il programma, mi piace e dico ok, cioè, va bene tirare dentro della rappresentanza femminile, e ci mancherebbe, quindi, però cavolo, è interessante, se però escludiamo i maschi stiamo praticamente invertendo la... Vabbè, è un tema su cui mi sto anche documentando, cioè informando un po' in giro a livello generale, quindi, cioè, se per quello non ci sono neanche donne che fanno i muratori, però ecco, lì non è che c'è l'associazione che nasce che dice più donne nei muratori, cioè è quella cosa che un po' mi lascia, sono quelle cose che mi lasciano perplesso, nel senso che la tendenza la vedo più associata a una questione di gusto, comunque di, non so, del fatto che alcune cose piacciono tendenzialmente o siano più, come dire, favorite da maschi, ecco, nel senso che siano un pallino più maschile, che ovviamente non vuol dire che una donna non possa farlo, perché non è una questione di capacità, è una questione di cosa piace fare di più a un genere rispetto a un altro, quindi è una questione di media, ma così come ci sono molte più, mi risulta, avvocatesse o magistrati donne rispetto a uomini, cioè dipende anche un po' da quello di cui si parla, però ecco, lì dove magari gli uomini sono in minoranza non è che c'è questa ribalta o questa cosa di, come dire, di andare a più uomini tra gli avvocati o una cosa del genere, cioè è solo una questione di, magari c'è un lavoro che puoi fare a casa, quindi se ci sono persone o donne chiaramente che decidono di mettere su famiglia, avere bambini eccetera, fare un lavoro in cui puoi stare con un occhio a casa, ovviamente se sei la persona che desidera stare a casa, avevo una collega programmatrice che ne dava tanti maschi, ne conosco più di una, e infatti per quello che dico, cioè, netto ovviamente di trasmettere il messaggio a magari ragazze che potrebbero pensare che questo mestiere non fa per loro, io sono più che solidale a dire no, cioè questo mestiere fa per tutti, lo possono fare tutti indistintamente, perché non c'è nulla, penso sia che nella media ci sia una minoranza, perché per una questione di gusto magari non so, fare determinate attività sono cose che incontrano più i gusti femminili mentre altre maschili, però cioè è tutta lì la questione, capacità assolutamente non c'entrano nulla, anzi mi associo proprio a quello che scrivi, perché io lo racconto spesso, un aneddoto di un'amica che, la mia amica che ha qualche anno in meno di me per la maturità, sapendo che io sono, insomma, un programmatore, vengo sempre presentato come un programmatore con i controfiocchi, poi in realtà, cioè, alla fine arrivo fin lì, però vabbè, quella è la presentazione che mi precede, finché dura tanto meglio, finché riesco a bluffare sono più che felice, e mi dice ho fatto questa cosa, te la faccio vedere, io chiaramente giovincello delle superiori, con una persona che comunque non è così,
tanto più giovane, ma abbastanza, dico, vediamo a vedere che cosa ha fatto, e così, sai, proprio con quel col pensiero di dire, vabbè, diamo un'occhiata, mi fa vedere uno Space Invaders fatto con l'assembly, cioè con gestione della tastiera, lo sparo, movimento e tutto, io dico, io una cosa così non sarei in grado di farla, ad oggi no di sicuro, ma neanche allora, che con l'assembly ci scasinavo parecchio, mi divertivo, quindi cascata la mascella e... proprio questo problema del buffer di tastiera che si muove a scatti, ho detto, quello si risolve, quello forse è l'unica cosa su cui ti posso aiutare, perché sul resto mi piacerebbe sapere come l'hai fatto. No, quindi a lei è sempre piaciuto programmare a manetta, e quindi c'è, anzi sul pezzo, poi assolutamente, quindi su questo... anzi, trovo che nei reparti sviluppatori ci siano poca rappresentanza, perché manca un po' di punti di vista diversi sulla stessa materia, ecco, quello ci vorrebbe da questo punto di vista, ma per il resto, e quindi vedo tutti questi begli eventi che le donne si organizzano tra donne, e io dico, cavolo, ma c'è quell'ospite, si parla di questo, io voglio vedere, di queste volte mi travestirò e metterò una parrucca e vado a vedere. Sono geloso di queste cose interessanti che creano. Vabbè, direi che abbiamo chiacchierato fin troppo, visto che abbiamo... Ma ci sta sempre all'inizio il chiacchiericcio. Tanto adesso ci avviciniamo verso l'estate, quindi ci saranno sempre molta meno gente, meno... Mi metterò a fare live coding in solitudine, per cui... E in isolamento, quindi allora dunque dovevamo fare, ah sì, meno male che c'è scritto qua sotto, facciamo il salto nell'iperspazio con Delphi e FireMonkey, quindi tra l'altro adesso faccio un po' di test, perché siccome con le emoticon che dovrebbero balzare, no, questa va verso l'alto, ok, faccio un po' di test perché ci sono degli alert aggiornati, perché Twitch ha deciso di implementare i propri alert, e quindi ho migrato verso quell'architettura che mi sembrava più interessante, però funziona con follower abbonati, quindi bisogna aspettare che qualcuno ovviamente se lo testi per far vedere. Ho preso delle scene di GIF animate da Silicon Valley, che se per sviluppatori, se non avete mai visto quella serie, la dovete vedere, perché parlando di sviluppo software è rinunciabile e fa veramente ridere, quindi a parte il fatto che alcune cose sono proprio vere e succedono proprio così, ma è una roba che non dovete assolutamente perdere se non l'avete mai vista. In streaming penso sia su Now, perché è un prodotto HBO e ce l'ha Sky, quindi penso sia su Now, però se non l'avete mai vista, guardatela perché è fantastica. Quindi mi avvio il mio caro Delphi, la cosa che dovremmo fare questa sera è provare a fare il famoso Starfield Simulator, quindi pian pianino stiamo seguendo gli esempi del libro del mitico Pavel Glovaci, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, quindi giovane, purtroppo a volte sono cose che succedono, che aveva scritto questo libro che era molto interessante, Delphi Expert, Delphi o Delphi Expert, non mi ricordo quale viene prima e quale viene dopo. È un libro che inizia ad avere un po' qualche annetto, ma siccome alcune cose rimangono pressoché immutate, anche libri molto vecchi sono comunque sempre, come dire, una buona lettura, perché alcune cose ci sono e rimangono, quindi se non si entra eccessivamente nel dettaglio ma si parla ad alto livello, le cose che abbiamo fatte poi nelle precedenti, come si dice, puntate con il 3D sono descritte lì, e quindi abbiamo usato più o meno gli stessi componenti al netto di alcune piccole variazioni. Le cose sono immutate, quindi non ci reinventiamo l'acqua calda ogni giorno.
quindi lanciato il mio Delphi, l'obiettivo è quello di fare lo Starfield, cioè implementare, che è uno degli esempi che mi interessava di più, quindi vediamo se ce la facciamo, perché ci provo, poi non è detto, ovvero, come dire, le stelle che praticamente ti vengono incontro, come se uno viaggiasse nello spazio in un film di fantascienza o, come dire, un cartone animato, perché se lo fai realmente non hai quell'effetto, direi, quell'effetto Starfield, quindi ci sta per un gioco, ma sono curioso perché la cosa che più mi mette in difficoltà del 3D, per cui ho iniziato questo filone sperimentandolo un po', è che faccio fatica a tradurre dei concetti reali tridimensionali in qualcosa da rappresentare nel programma o vedere come sfruttare le funzionalità 3D dell'ambiente di sviluppo, e quindi mi ci devo un attimo un po' prendere la mano. Allora, intanto Expert Delphi si chiama il libro, giusto? Adesso mi allargo. Tanto mi sono reso conto che non ho più riacceso la musica, se la mettiamo, teniamo comunque bassa in modo che non ci disturbi. Forse non è così bassa come sembra, ma dovrebbe, perché però tanto è giusto per sottofondo, giusto per consumare la CPU, che già OBS mi sta massacrando perché c'è la ventola che va in continuazione. Allora, passiamo alla questa scena qui. Abbiamo il nostro Delphi pronto, poi qui sono tutte le applicazioni che ho lanciato e che abbiamo fatto nelle nostre live e che ho usato nella presentazione la settimana scorsa, quindi ho fatto vedere il mitico il Bingo, quindi il Bingo rimarrà sempre negli annali. Guarda come lento con OBS che gira. Il nostro Bingo con tanto di effetti sonori, proprio lento il refresh. La nostra tombola che avevamo fatto per Natale, che ci ha dato parecchie soddisfazioni, infatti da Modena Full Stack, quindi dove andiamo a... 21. 57. Avevo fatto, tra l'altro... 52. Avevo fatto il text to speech con Azure, passando un file di testo, e con i numeri su diversi paragrafi generati con un programmino, e lui mi aveva generato l'audio con l'opzione un file per paragrafo, quindi aveva proprio fatto la serie di numeri dettati in maniera originale che sono rimasti 35, e quindi perfetto, cioè proprio della serie come usare strumenti per farci fare. C'era questo, c'era il gioco dell'impiccato, ci siamo divertiti un po' a vedere, come dire, tutte le possibili, i possibili giochini, l'applicazione onboard, che è una di quelle fatte, è una delle prime live che ho fatto. Bello rinvangare un po' il passato, con dove c'è il tipico sistema di onboard. Ah, qui provo a metterlo su Android, no? Cosa che tra l'altro non ero riuscito a fare perché c'avevo il cellulare che non si, era scarico, non si collegava. Ciao Marco Pavan, 72, è arrivato. E avevamo fatto anche questo con, tra l'altro, con qui non funziona, bisognerebbe usare con il, appunto, il nostro onboard da mettere su mobile, e quindi avevamo fatto un po' tutto, queste applicazioncine, il gioco dell'email, avevamo fatto il pomodoro. Questa roba la trovate sulla mia home page. Vediamo se il comando è giusto. Ok, stavolta il bot si è, che poi il bot andava, era solo Twitch che gli toglieva i diritti perché non ha il numero di telefono, quindi il mitico pomodoro a cui mancava proprio solo l'effetto sonoro. Non partiva un pomodoro, ci potevamo prendere una, fare lo squash, cioè
se veniamo disturbati e non interrompiamo, facciamo lo squash, c'era lo short break, pausa breve e la pausa più lunga. E carino, cioè abbiamo fatto un sacco di applicazioncine. Quello dove c'era da indovinare il VIP, c'era il giochettino, il famoso giochettino simile impiccato, anche questo non era male, Recycle Team, dove si andava a scaricare una parola segreta da una web API ed era da indovinare in inglese, quindi ops, qui mi sa che l'API l'hanno cancellata o l'hanno rimossa, perché vedo che non mi parte più, quindi mi sa che l'API non è più raggiungibile purtroppo. Quindi questi esempi li trovate tutti, dicevo, sulla mia home page c'è una sezione live dove ci sono tutti gli esempi scaricabili fino ad arrivare alle applicazioni in 3D che abbiamo fatto, tipo questa che ho fatto vedere anche sul telefono, e quindi ci eravamo divertiti non installandola direttamente, ma ce l'avevo già tutte installate, quindi con la terra che si ingrandisce, che si autoriscala, e che avevamo fatto l'altra volta, avevamo fatto questa, la parte direzionabile, e quindi, come dire, un po' di 3D l'avevamo sgrafignato. Quindi venendo a noi, divertiamoci a fare, per così dire, lo Starfield, il famoso Starfield. Quindi mi leggo, intanto bevo, non me ne vogliate, ma mi metto anche l'effetto sonoro perché mi serve. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo, continui. Porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca. Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. Beva, beva, beva! Immagino qualcuno che magari ha i figli a letto e c'ha il volume un po' alto, adesso li ho svegliati. Allora, we'll be looking, andremo a vedere come costruire una visualizzazione 3D che usa più geometries, non penso sia geometrie, però forse si parla di figure. Creeremo una Starfield Simulation usando come componenti T-Sphere, che immagino sarà il pallino, e Object Proxy. Interessante, questo non l'abbiamo ancora usato. Abbiamo usato il dummy fantoccio, che abbiamo visto è quello che serve per avere un punto di riferimento. Poi avevamo usato la camera e quindi abbiamo visto come alcune cose, c'era quell'esempio con le frecce che ruotavano in varie direzioni secondo dove si cliccava, però in realtà non era l'oggetto che ruotava in questo caso, ma era la camera che, essendo scelta come punto di vista, girandoci attorno, vediamo l'oggetto che ruota, ma in realtà l'oggetto rimane nelle coordinate impostate, e quello che in realtà noi stiamo vedendo è il nostro punto di vista che ruota attorno a questo oggetto. Quindi quello era il... Quindi daremo un'occhiata al codice sorgente della sphere, del cono, del cilindro e altri componenti, per vedere che i loro vertici e gli indici sono hard-coded. Quindi se vogliamo costruire una scena 3D con molti oggetti, ogni oggetto... Ah, ok, scusate, ho letto male. Stavo cercando di capire quello che dice lui. Allora, intanto facciamo un'applicazione. Immagino che intanto si parte da una blank application. Okay, quindi multi device 3D, però, oppure ci mettiamo blank application, tanto poi volendo fare 3D basta metterci il layout 3D sopra. E quindi allora questo lo andiamo a salvare, lo chiamiamo Starfield. Ok, quindi questa è la Starfield
main. Ok, e poi salva anche il progetto Starfield. Non Starfield, sta cippa. Sono scordato una S. Vabbè. A parte che forse potrei rinominarlo anche da qui. Ok. Meglio. Quindi qui vogliamo visualizzare roba 3D, immagino di andarci a mettere un layout 3D per ricavare. Dove l'hai messo? Che non lo vedo. OBS, lasciami. Non lo vedo veramente. Vabbè. Position 00 100. L'hai aggiunto? Layout 3D. Adesso ci c'è. O era un layer? Layer 3D. Ecco perché non vedo un tubo. Non vedo un tubo. Perché questo non è visibile se non all'interno di un layer 3D. Pare che non vedo un tubo lo stesso, però... Facciamo che seguiamo le indicazioni. Allora, se diamo un'occhiata al codice di Sphere con, quindi fammi mettere una sfera. Ma perché non vedo niente qua sopra? Perché questo è sempre un oggetto tridimensionale, quindi ho bisogno di un layout per vederlo. Allora, facciamo così. Secondo me c'è OBS che mi dà, perché vedo anche altre applicazioni che fanno le bizze. Siccome l'ho aggiornato, non bisogna mai aggiornare OBS quando non serve, secondo me mi sta dando problemi sulla grafica. Quindi adesso ne faccio un progetto nuovo e basta. Chiamo Stars. Stars.main e il progetto lo chiamo Stars e basta. Allora, qui c'è la sphere. Lui mi dice che se diamo un'occhiata alla sphere troveremo che tutte queste figure sono fondamentalmente, derivano tutte da questo mesh a cui aggiungono le coordinate R-coded, cioè fondamentalmente creano, fanno dei calcoli, trovano degli indici per rappresentare la figura. Quindi immagino che anche il cono, per dire, sia molto analogo. Questo l'abbiamo già usato l'altra volta. Ovvero che anche questo derivi dal suo mesh e abbia di nuovo anche questo all'interno, questo rebuild mesh, il calcolo di tutti i vertici. Quindi fondamentalmente sono figure create da una classe e poi definiscono tutte le posizioni per ottenere la rappresentazione di quella specifica figura. Quindi lui dice che tutti i vertici e gli indici sono R-coded. Se vogliamo costruire una scena con tanti di questi oggetti, c'è il problema che terranno un sacco di spazio in memoria. È giusto, perché comunque questi dati sono replicati per ciascuna figura, perché poi sono calcolati in base poi alla posizione, in base a, ci sono dei point, ci sono comunque delle posizioni e delle configurazioni legate alla singola figura. Ok, quindi FireMonkey ha un oggetto speciale che non abbiamo ancora visto, quindi sono curioso,
che si chiama Proxy Object, non contiene la sua geometria, quindi quando parla di geometry in inglese presumo non ha all'interno i parametri per rappresentare una figura specifica, ma ha una proprietà sul subject che può essere utilizzata per connettere a questo oggetto proxy un altro oggetto di cui fare il rendering. Ah, forse ho capito qual è il... Cioè, se io voglio far vedere tante sfere tutte uguali in movimento, non devo creare tante sfere. Ne creo una, la assegno a questo proxy, poi questo proxy probabilmente me la replicherà, ma mi andrà a replicare il disegno e non, come dire, le caratteristiche degli indici e di... della figura in sé. Quindi di oggetto ne abbiamo uno, fa da prototipo e ne produrrà degli altri, non lo so, mi sembra di aver capito questo, però adesso seguiamo. Quindi qui c'è un proxy object da qualche parte, sì, 3D scene lo trovate sotto questo 3D, scena 3D, quindi è qualcosa che ha a che fare squisitamente col 3D, sembra uguale al dummy. Però anche questo si può, come dire, allargare, c'è l'aspetto di un cubo. Metto uno sfondo scuro al form perché ho visto che molti elementi hanno, a parte che un bianco così non mi viene in mente il contesto 3D che possa avere una roba tanto scura. Adesso prendo un colore a caso. Non si vede lo stesso, cioè non ha una scatola come il dummy che fa da, come dire, da contenitore, però vabbè. E ha la proprietà sul subject, sì, la vedo qua, quindi la vedo, cioè ce l'abbiamo sul subject. Ok, in questo modo noi abbiamo solo una copia del geometry data in memoria e più oggetti renderizzati. Per illustrare il concetto facciamo la Starfield Simulation con tanti oggetti sfera che si muovono nello spazio, come che ricorda un po' lo screensaver, sì è vero, lo Starfield, mamma mia, andiamo indietro di... questa è una roba per boomer, per veri boomer. Useremo quindi una sola istanza di un componente sfera e tutte le altre sfere verranno renderizzate dal proxy object. Ok, quindi si crea l'applicazione, si salva la finestra, cambio il nome alla forma, qui mi dà un titolo, scusate, provengo dalla cena e quindi ho il burp facile. Andiamo in form, il viewport 3D, ecco, non era né layer 3D né layout, ma era il viewport, motivo per cui prima mettevo giù dei componenti e si vedeva niente, perché erano tutti componenti che ha bisogno della viewport 3D. Se li mettete su una finestra 2D non si vede una cippa. Però non ho capito perché non creare direttamente un'applicazione con form 3D, ma vabbè, fa lo stesso, al massimo ripartirò da zero, quindi. Ok, allinea il client, perfetto, c'è tutto lo spazio, quindi tanto vale partire da una... cambiamo il suo colore, giusto, perché ho messo questo colore qui, dobbiamo fare lo Starfield, quindi lo sfondo sarà black. Non vado neanche a cercarlo, ma lo scelgo direttamente da qui. Lo sfondo sarà ovviamente nero, perché deve simulare lo spazio. Ok, ci vuole il camera component e il light component. Ok, quindi come l'altra volta aggiungiamo il componente camera, che è il punto di vista, e mi dice light, che figlia della camera, component on the camera, quindi sì, il light è la luce della camera, perfetto. Connect the camera property del viewport a camera 1, quindi in questo caso non ho il viewport ma ho la proprietà camera sulla form 3D, quindi non ho usato una form 3D con la visuale 2D con la visuale 3D, ma ho usato una form 3D, quindi la proprietà è già direttamente sul componente camera. Impostare use design camera a true to false, quindi false
Ok. Drop the dummy component sul viewport e lo rinominiamo con dummy scene. Quindi ci vuole anche il componente dummy. Lo rinominiamo in dummy scene. Questo mi ricordo è quello che fa da punto di riferimento, quindi allora la camera è il punto di vista, light fa gli effetti di illuminazione sugli oggetti che l'altra volta dava, ad esempio c'era la luce verde che si mescolava col blu, faceva questo effetto che essendo dentro la camera vuol dire che la camera fa da punto di illuminazione su un oggetto che è la dummy scene, che è il contenitore non visibile di tutto quello che è messo all'interno, segue la stessa rotazione e posizione, quindi se lo riscagliamo, se lo spostiamo, tutto quello che c'è dentro si muove e gli va dietro, quindi è come un layout tridimensionale. Infatti c'è anche il layout 3D, non so bene qual è la differenza tra i due. Diciamo che questo non è visuale, è proprio solo una scatola virtuale, quindi... Ma se compila va? Se compila va, però non è detto che faccia... Benvenuto Dalex, come va? Quindi compilare va, ma questo è tutto quello che si vede al momento, per cui direi che dato questa luce che ho che viene dal lato, praticamente rifaccio riflesso quella pelata dentro la camera, non è proprio il massimo però. Quindi questo ce l'abbiamo. Che altro ci serve? Drop the sphere component on the dummy scene component. Quindi ci serve la sfera che fa da, che è la stella dentro il dummy scene, quindi è già a posto, quindi questo sta per conto suo, questo è il form, dentro c'è la camera col suo punto luce che proietta, c'è la scena che è la scatola non visibile che contiene al momento la sfera che dovrebbe essere la nostra stella, tant'è vero che lui me la fa chiamare. Bene, tu? Tutto bene per il momento. Siamo tornati in live dopo un po' di pausa causa lavoro e causa impegni proprio nella giornata in cui di solito faccio le live, però vabbè, in un caso c'era un webinar, nell'altro caso c'era una microconferenza, nell'altro caso devo preparare un corso che era immane e quindi non ce la potevo fare. Però non mi sono dimenticato, quindi appena posso torno subito. Sphere Star. Quindi questo sarà il, come dice qui, il main holder della nostra geometry, quindi sarà l'oggetto che questo proxy object andrà a renderizzare, immagino, in più punti, partendo da questo. Quindi questo definisce le caratteristiche geometriche, non va replicato perché altrimenti se abbiamo 1000 stelle abbiamo 1000 oggetti e finisce tutto in esauriamo la memoria, però tramite quel proxy object andremo a fare una sorta di mirror, cioè a replicarne la visualizzazione più che i dati e le caratteristiche. Quindi dice posizionare position z a meno 10, quindi della sfera, quindi andiamo in position, la z meno 10 vuol dire che si allontanerà, immagino che diventerà, no, viene più vicino, quindi 10 si avvicina di più, 0 sta nel centro, più l'aumento e più va là in fondo. Ok, perfetto, quindi meno 10, non so perché la fa partire da qui, ma lo impareremo. Perché dietro la camera, in modo che stia dietro la camera, ma quindi vuol dire che se io lancio non la vedo, o la vedo, non la vedo infatti, perché io sto guardando adesso quello che mi fa vedere la camera e la camera c'ha la sfera dietro e quindi non riesco a vederla, giusto? Quindi se invece metto la proprietà del main form use design camera non cambia nulla,
pensavo che mi nascondesse la sfera, ma sta proprietà, quindi qual è l'obiettivo di questa proprietà, che non capisco e vorrei sapere. Use design camera. Ah, ok, gli dice se usare la camera property oppure, perché me l'ha fatta mettere a false, tanto la camera, allora specifica se questo form deve usare la default design camera o la custom camera. The camera controls the view the space design camera using the font designer at runtime. È sull'asse negativo z perpendicolare in posizione 0,0, quindi al centro. Se vuoi usare questa camera, metti true. Ah, ok, la design camera non è quella che noi abbiamo impostato come nella proprietà camera, quella è proprio quella custom. Quindi se io imposto anche questo oggetto camera e lascio questo a true, se lancio l'applicazione probabilmente la sfera forse la vediamo, perché lui dice se lasci use design camera vuol dire che stai usando la camera attiva per default in fase di progettazione, che è quella che io sto usando per la progettazione. Infatti io la sfera la vedo. Quindi use design camera vuol dire usiamo la stessa, posizionata praticamente, ci sono le coordinate comunque nell'asse z negativo, cioè praticamente è il più vicino possibile, è al centro, e quindi in questo caso la palla la vediamo, cioè quello che vediamo è esattamente uguale a come lo vediamo in progettazione. Però se io gli do la mia camera, ovvero questa, gli dico non usare quella di default, che è quella che stiamo vedendo adesso, quindi al momento è come se ne avessimo due, una che è il nostro punto di osservazione di progettazione che sta qui, cioè quella che vediamo, praticamente siamo noi stessi in un certo senso, quindi perché altrimenti non riuscirei a progettare questa sfera, perché se vedessi questa non vedo quello che sta dietro, quindi è una camera di default fatta apposta per riuscire a vedere tutto. Noi mettiamo a false, gli dico usa questa, e quindi quando andiamo in run non vediamo le cose come sono qui, ma vediamo il punto di vista da questa camera, quindi la boccia dietro non la vedremmo. Se mettessi la boccia vicino allo zero, che è lì, mentre la camera probabilmente un po' più indietro, questa camera qui, no, è in 000, ah beh sì, perché guarda esattamente questo punto, quindi come lo vedrei? Vedrei praticamente il palino al centro, esatto, cioè sono proprio lì con gli occhi, col naso incollato alla sfera, perché giustamente sto guardando, sono il regista che guarda questa camera e quindi vedo l'effetto del punto luce, cioè le coordinate che mi dà sono le coordinate di questo punto per la camera, non di questo baracchino giallo, che serve solo per dirci che il nostro punto di vista punta lì e quelle sono le coordinate della camera. Però questo è solo una simulazione per farti capire quanto più o meno sei distante e quanto... è interessante questa cosa, quindi... Ciao Vision, tanto che non ci si becca, benvenuto e ben ritrovato, come va? Tutto bene? Tanto mi sbresco, ma non fateci caso. Ok, quindi il regista inquadra qui e noi vediamo questo qui, ok. Ci mancherebbe, cioè l'ideale sarebbe anche poter vedere design time da questa camera, però non so se si riesce, mi pare di capire di no, perché la camera l'ho impostata, però dopo è un casino perché devi andare a cercarti gli oggetti. Effettivamente può aver senso che rimanga così, e quindi... Ok, quindi noi stiamo vedendo il pallino, però lui dice al pallino gli dai meno 10, non al proxy object ma alla sphere, ma la scelgo da qua che faccio prima, così te la pianti dietro la camera alle tue spalle, quindi noi guardiamo lì, questa sta dietro, non la vediamo. Ok, adesso ho capito un po' meglio come funziona il giro del fumo, come si vuol dire, anche se non fumo e non giro, ma va bene. Quindi è dietro la camera, ok.
drop the light material source on the form and set the spear material source property. Ok, traduco dal mio inglese fantastico. Ci serve un componente light material source, che è un componente che non è visibile di per sé, però set the spear material source to property, quindi qui lo possiamo rendere figlio di quello che vogliamo. Ah, ok, sto iniziando a capire il concept della questione. Ok, quindi light material source è configurato per fare questo gradiente. Questo gradiente un po' vabbè. Sì, un bianco che si diffonde in maniera un po' strana, però l'altra volta aveva messo la texture della terra, che c'è la terra che ruotava. Shininess, quanto brilla. Se metto 10 cambia niente. Non so qual è la scala, e quindi 200, 500, ma ci fa una piega, quindi probabilmente dovrei scegliere un non è che questo però deve stare sul form, eh? No, direi che non c'entra niente, non c'entra una mazza, anzi, tra l'altro light material source, questo può stare dove vogliamo. Ok, quindi da rosso diventa shade of gray, quindi 50 sfumature di sfera diventa, quindi ok. Questa volta invece di muovere la camera, dice, andremo a muovere la posizione Z di tutte le stelle usando componente timer, ok? Quindi posiziona un proxy object sul form, e già ce l'abbiamo, quindi utilizziamo questo proxy object, che è la prima volta che lo vedo, servirà per replicare questa sfera. Quindi già è interessante comunque il concetto che per avere 1000 sfere ne creiamo una sola, ne disegniamo 1000, però non abbiamo 1000 oggetti, anche perché poi dopo animarle tutte. E mettiamo sul subject oggetto di origine, quindi il nostro modello a sphere star. E là. Sto proxy è un po' largo, quindi lui praticamente è come se fosse la nostra sfera, o è come se fosse qualunque altra cosa noi mettiamo come sul subject, e di fatto semplicemente la disegna anche in quella posizione. Quindi abbiamo dati della sfera una volta sola, e abbiamo questo proxy object che è una cosa più leggera, che serve solo a portare la rappresentazione di quello che viene impostato come sul subject altrove, in un'altra posizione. Dovremmo vedere una seconda sfera sul form, esatto. A questo punto possiamo cancellare il proxy object. Ah, bello, ce lo fa cancellare, perché per fare lo Starfield Simulator lui dice ne andiamo a creare a runtime, perché devono essere creati in modo parametrico, cioè dobbiamo creare 1000 stelle, non ha senso creare 1000 proxy a design time. Ci troviamo un'equazione e andiamo a creare gli oggetti a runtime. Quindi lui dice questo lo puoi tranquillamente eliminare, anche perché per quanto è grande è deforme, però effettivamente non l'abbiamo neanche configurato, quindi e andremo a metterli andremo a crearne il codice definendo una random location, quindi una posizione random, ovviamente 3D. Quindi lui dice vai nel codice, quindi entriamo qui dentro, siamo nel codice della nostra main form. Questa è un'implementazione privata, quindi possiamo farla anche qui. Mi ha ripristinato un font che non mi ricordo, sembrava di averlo cambiato. Diciamo che questo è quello a cui torno sempre, perché secondo me è meglio del Consolas, non c'è
non c'è nulla, però non mi ricordo se avevo, ne avevo usato, provato qualcun altro. E 19 Cascadia Mono, Cascadia Code, ne ho provati diversi, ma alla fine, come dire, si torna sempre lì, si torna sempre al primo amore. Anche questo non è come il Cascadia. Ok, comunque, però si legge bene, grande quantomeno. Quindi qui facciamo una bella procedura privata che la chiamiamo, facciamo una function get random location, oppure get star location, non so, chiamiamola così, che restituisce un point 3D. Point 3D perché la posizione è casuale, ma è una posizione casuale orizzontalmente, verticalmente e anche come profondità. Quindi ci sta che il risultato sia un po' in 3D. Qui lui mette giù dei max, quindi saranno delle costanti per evitare di andare a mettere le sfere fuori dal campo visivo. Max Z uguale 200, poi eventualmente tagliamo. Lui fa un result.x, lui dice andiamo da meno max x più random, questo sarà poi da da inizializzare, per 2 per max x. Ok, stessa cosa per le y. Poi ci ragionerò sopra perché, vabbè, la mia matematica, io avevo 4 in matematica, dico, ricordo sempre, quindi però è l'equivalente. La z diciamo che questo fa un numero da 0 a 1, quindi è come avere una proporzione random per max z in questo caso. Ok, sono tutti valori float, ma anche questi sono, se andiamo a vedere come è fatto il point 3D, c'è o un array di 3 punti o x, y, z, per, quindi è un array con 3 single, oppure x, y, z si accede al primo, secondo, terzo elemento, quindi è un record, una union, è un record che alloca spazio per 3 single o andandoci con un array oppure con i 3 nomi, quindi comodo. Quindi questa è la formula che dovrebbe dare una locazione random per la stella, mi viene da dire, stando a quello che dice qui. Nel form mettiamo, andiamo a generare queste, i proxy object. Ok, quindi sulla on create qui dice ok. Quindi abbiamo il nostro form, abbiamo l'evento create in fase di creazione. Questo è rimasto un po' isolato, adesso lo andiamo a mettere qui. Abbiamo, prima che ce lo tolga quando salvo, implementare creazione stelle. Ok, quindi c'è una costante che lui definisce con max, in realtà di star count uguale 100. E dopodiché cosa fa? Fa un bel randomize, ok, vedi che lo fa, vedi che è bravo. Randomize per inizializzare il generatore di numeri casuali, ovviamente solo all'avvio dell'applicazione, una volta sola. Per un attimo pensavo di aver scritto creazione stalle, però. E dopodiché dice per for i che va da 0 to start count meno 1, oppure andiamo da 1 a n. Qui fammi pure, abbiamo una, anzi chiamiamola, dichiariamola inline,
Cosa va a creare lui? Lui se ne frega fondamentalmente di questa roba. Semplicemente lui dice: vado a creare una nuova star, che è un proxy object, quindi qui li crea a runtime. Gli dà come owner la dummy scene, cioè la scena in cui vanno rappresentati, che non è il parent, però è l'oggetto a cui noi affidiamo la distruzione degli oggetti che creiamo. Quindi ne creiamo tanti, non ci occupiamo di distruggerli, ma gli diamo come possessore la scena in cui poi li andiamo anche a mettere visualmente. Quindi quando si chiude il form chiude, distrugge il componente dummy scene che è owner di tutti questi oggetti, li va uno per uno e li va a uccidere tutti quanti. Quindi le star punto sul subject, ovviamente bisogna, poi immagino che questa dovrà essere resa invisibile, perché metti che è vero che sta oltre la telecamera, però sa mai che magari la sposti e vedi una stella che sta lì ferma fissa, però vabbè, al momento non vedo che non dice niente. Quindi quello è l'oggetto da replicare, il parent sarà la dummy scene, ok, e la posizione position espressa come point sarà il valore che ci tira fuori get random location, ok, location position, okay, magari get random, così usiamo termini grazie, get random position e basta, save all and run the application, you should see a starfield, cioè tutto qui. Ma scusa, la grandezza di questo oggetto è vero che c'ha la posizione, quindi anche se lo vedo molto grande potrei dire, se vedo degli oggetti molto grandi ma ne vedo anche alcuni che sono molto piccoli perché la Z è piccola, mi dà l'effetto profondità, quindi non è teoricamente sbagliato. Vediamo cosa combina. Fuoco alle micce, boom, si esplode tutto. Beh, diciamo, le vediamo, ma sono piuttosto ferme. Sembra una vedi però che mi vede, questa non so se è la mia, no, la mia è dietro, quindi non dovrebbe essere quella modello, perché quella sta dietro, quindi non è visibile. Probabilmente è una che è venuta lì, sì, è una che è venuta, diciamo, un po' più grandicella, assomiglia, tutto bello, però è fermo. Quindi diciamo che abbiamo creato la foto delle stelle, c'è forse modo di renderle un po' più realistiche, quindi che andiamo a fare? Quindi lui dice ok, vediamo un campo di stelle, quantomeno un campo di stelle, quindi molto statico ma lo è, aggiungiamo il timer, quindi qualcosa per eseguire operazioni temporizzate. L'intervallo lo impostiamo a 50, è un valore molto basso, però il timer non è così preciso e quindi ok, questo cosa fa? Ci fa, cioè quello che dovremmo andare a fare immagino è, non è ricrearli in un'altra posizione, però andargli a variare a questo punto la Z, cioè ovunque si trovino variargli la Z finché non escono dal campo, poi farli ripartire, non lo so. Vediamo cosa propone. Lui dice nel timer event andremo a decrementare la posizione, giusto perché devono venire vicini, degli oggetti 3D contenuti nella dummy scene. Quando il valore diventa, come dire, minore di 0, ma è già sempre minore di 0 a questo punto, l'oggetto è spostato di nuovo in un punto random all'interno del virtual cube. Quindi ok, diciamo la commessa è chiara,
Quindi questo lo chiamo Star Timer. C'è l'evento on timer. Do cambio profondità e riposizionamento. Ok, quindi dice come lo facciamo. Dobbiamo cambiare la profondità di un delta che lui valorizza a 2, quindi delta z uguale a 2. Probabilmente lo sposterà di tot. E all'interno quello che va fatto, cerco un po' di interpretare il codice, lui va a ciclare tutti i nostri componenti, quindi va a fare di fatto un for l index che va da 0, fine, mi sono ucciso il template, ma dammi sin children count meno 1, perché sono tutti appartenenti figli di questa dummy scene, sono gestiti da questa. Quindi si fa il ciclo, vado a recuperare la mia star, quindi dico dummy scene punto children di indice e ho la mia stella iesima. Controllo perché potrebbe esserci altre diciamo elementi, perché c'è anche la light sphere, ci sono diverse cose al momento non c'è nulla, però potrebbero anche finirci, non si sa mai. Quindi diciamo che if not the star is t proxy object, non si sa mai, allora ripetiamo, passiamo all'elemento successivo. Ok, quindi ci siamo, altrimenti però questo che cosa diventa? Diventa un FMX object, giusto? Quindi un oggetto FMX generico. Allora, mettiamo questo controllo. Allora, lchild lo chiamiamo, che è più generico. E poi facciamo l star uguale a t proxy object. Scusate, lo vado a castare in modo da poter poi, perché l child è un oggetto FireMonkey, quindi c'è uno stato create destructor set clone insert object, può contenerne altri, è un children, diciamo che non aggiunge nulla, non ha la posizione perché non sa che oggetto, di che oggetto si tratta. Se invece è un proxy object o più genericamente, immagino che questo è un controllo 3D, quindi lo castiamo a control 3D e diciamo. E a questo punto abbiamo una position, perfetto, la posizione z del nostro proxy è la posizione z meno delta z, quindi meno 2, quindi fa un passettino direi verso il nostro grugno a questo punto, giusto? Direi di sì. Finché non arriva uguale a 0, però uguale a 0 non va molto avanti, scusa, è negativo. Ah, però aspetta,
ho chiarito il mio dubbio, cioè il mio dubbio era questa sfera qui l'abbiamo messa ad esempio a in posizione meno 10, quindi per essere vicino al mio grugno deve avere un valore negativo, perché più lo metto negativo e più questa si avvicina. Quindi nella mia testa io stavo pensando, perché quando vado sotto zero la riposiziono? Se non arrivo a meno un valore negativo non la vedrò qui, anzi con lo zero la vedo al centro. Ma è giusto, perché in realtà noi non avremo questa visualizzazione a runtime, ma vedremo quello che vede questa camera. Quindi questa camera, la posizione 0 della sfera come Z corrisponde alla posizione della camera, ovvero vedrò la stella qui o qui o comunque in questa, diciamo, dalla profondità lo vedrò arrivare su questa linea, supponendo che ci sia, non è rappresentabile perché ovviamente è tridimensionale, quindi non è né X né Y, ma come vicinanza arriva davanti alla telecamera. Questa telecamera qui è posizionata a 000, quindi un oggetto che arriva a queste coordinate finisce lì. Quindi quando diventa negativo in realtà passerebbe dietro la telecamera, quindi in realtà è giusta la logica. Il mio dubbio era lecito, ma l'ho risolto perché io sto pensando a questo punto di vista, mentre a runtime noi vedremo quello che sta vedendo questa camera. Quindi ciò che arriva a zero arriva qui. Se io avessi questa visualizzazione, questa camera, che è quella di Design Time, vedo tutto e vedo in negativo anche la posizione, perché la camera è più indietro, diciamo virtualmente sta ancora più indietro, e quindi in questo caso io l'ho posizionata qui, tutto quello che diventa negativo vuol dire che va dietro questa camera, perché se questa camera ha un punto di vista nelle coordinate del centro, in Z tutto ciò che è positivo è più lontano, tutto ciò che arriva a zero esattamente davanti alla telecamera, tutto ciò che diventa negativo va dietro, quindi tanto non lo vediamo più. Quindi ha ragione, il ragionamento è giusto, lo zero è un valore corretto in questo caso, anche perché poi questo effetto, adesso che ci penso, se non avessimo quella camera non riusciremmo a ottenerlo, perché noi qui abbiamo una sorta di visuale a volo d'uccello, dove un oggetto sì sta al centro, però più diventa negativo più si avvicina, abbiamo una camera che sta molto indietro da questo punto di vista, e cioè piazzare questo nella scena come se questo fosse tu che ti immergi aiuta a avere un punto di riferimento, perché avendo delle coordinate precise in base a come viene posizionata hai il vantaggio di avere il punto di riferimento. Quindi è molto utile, cioè, ragionare in questi termini, perché riesco anche a prevedere un dietro non visibile, che in questo caso io non ho, perché vedo tutto, perché la mia camera di progettazione è diversa, ma quando sono a runtime è come se io mi mettessi questo sulle spalle e guardassi da quello spioncino, guardassi da quel punto lì. Quindi è molto efficace il concetto della camera, adesso mi è molto efficace, mi è molto chiaro, cioè mi era chiaro anche prima come ruolo, però vedo proprio il perché utilizzarlo con un certo punto di vista. Quindi è giusto, io la decremento, quindi a un certo punto se la position Z va troppo, è minore di 0, è dietro la camera, perché la camera sta lì, quella che usiamo in fase di esecuzione, quindi io non la vedo più, però a questo punto la posso reinizializzare dandogli come posizione un nuovo punto random. Quindi non è che la riposiziona in termini di Z, ma a quel punto, quando finisce dietro, riparte dal fondo in una composizione orizzontale, verticale, di profondità completamente diversa. Quindi in questo caso, ok, molto, molto, molto chiaro, il concept. Se avete domande non garantisco che vi posso dare la risposta, però ci possiamo ragionare assieme, che è una delle cose. Vedete, sono i viaggi della, sono più una marea di palle da neve che arrivano. Questi sono i viaggi dell'astronave Enterprise, chiaramente aumentando i fattori di, cioè accelerando o diminuendo il timer.
non sotto un certo limite, perché il timer è... ecco perché stelle sono tante, si riciclano, quindi sì, cioè appena arriva dietro ovviamente non la vedo più, cioè tutte quelle che vediamo comparire in fondo sono quelle che sono già uscite dietro le spalle praticamente, quindi cioè qui in questo caso non occupiamo memoria, non creiamo, distruggiamo oggetti, ma semplicemente di ci siamo immersi in mezzo al campo, ci arrivano diciamo contro perché c'è la Z che decrementa e quindi se vanno in un certo verso escono dal lato da sotto, e quelle invece che prendiamo quasi in faccia quando le veniamo a andare dietro vengono riposizionate in fondo, però virtualmente è come se noi stessimo, come dire, proseguendo in avanti, andando avanti come un'astronave effettivamente, perché poi cioè la camera è come l'astronave di Futurama che rimane ferma e lo spazio ci gira attorno. E quindi c'è l'effetto ovviamente che come se noi ci addentrassimo nelle stelle, ma in realtà è il firmamento che ci viene addosso, però come sappiamo il punto di vista è tutto relativo e quindi in questo caso l'effetto lo produce. Se provassi a dargli una botta di timer forse non ci sta dietro, scendere sotto i 20 millisecondi non dovremmo usare un timer a quel punto lì, però magari diventerebbe un po' troppo, come dire, però in un certo senso anche se si spostano, adesso ci vuole il volante per strozzare, beh però se io iniziassi a spostare la camera verso sinistra o verso destra mi vedrei cioè oscillare, quindi perché quella camera è interessante come cambiare il punto di vista, diciamo che questo serve ovviamente per fare il trucco, però non, sicuramente in streaming non, forse non dà lo stesso effetto, a parte che adesso provo a allargarlo, però visto in locale come dire è abbastanza fluido, tra l'altro è quello il bello, l'unica cosa sono un po' grosse, sono delle palle, un fattore di curvatura, allora basta per cularmi queste cose, siate seri, no vabbè, ci sta. Infatti dopo verrebbe voglia di, però è interessante questa cosa perché a livello concettuale, cioè vabbè, per voi saranno cose normali, io ho l'effetto wow perché non sono esperto del tridimensionale, non sono esperto del, però cioè con 10 righe di codice l'effetto non è male, anche perché volessi fare un gioco, uno Space Invaders o così, cioè magari poi l'astronave la si mette dritta o così, potrei farlo anche tridimensionale perché voglio realizzare, non so, lo sparo, so che voglio ottenere un certo effetto, farlo partire da una posizione, voglio farlo andare in avanti sullo sfondo o voglio spostare un'astronave, a questo punto la scia delle stelle, quello è proprio Saturn in iperspazio davvero, quindi cioè più o meno ho capito quello che, come dovrei configurarla, perché ce n'è una che è ferma, ce n'era una che è rimasta ferma e non so come mai, quindi no, forse quello è perché, però potrei capire come farlo, cioè potrei fare uno Space Invaders che va in profondità, perché mi basterebbe sceglierlo, metterlo non so al centro, poi sull'Y un po' più in basso, a quel punto variare la Z per vederla sparire verso il fondo, e mentre se avessi un'astronave potrei fermare la camera e quindi, però mi piacerebbe provare a fare una cosa di questo tipo, cioè tanto guardo se qui c'è qualcos'altro o se è finito così, ma you should see the illusion of moving through the stars field in space, no? Quindi abbiamo la scia delle stelle, come si può... beh lì basterebbe, forse dovrei fare dei però dei coni si vedono, ci vorrebbe un cono ricoperto con una texture, o forse basterebbe creare due proxy, data una posizione, a quel punto invece di uno ne crei due, uno che fa la boccia e l'altro che fa, come dire,
il cono dietro, forse si potrebbe fare in questo modo. Però quello sì, cioè volendo rappresentarlo, oppure al posto di una sfera faccio una linea, quindi in quel caso la vedo muoversi come segmento piuttosto che... Però volevo provare questa cosa. Non ho messo... Vabbè, tanto posso intercettare dei tasti e quindi ho un mouse move. Sarebbe da usare il mouse che si sposta sinistra destra, ma poi non è... Allora, ad esempio, key char, adesso non mi ricordo più, vabbè, potrei usare direttamente il char. Per fare la scia potete provare a mettere due punti distanziati. Sì, però dovrebbero avere un effetto, cioè dovrebbero essere più piccolini e poi meno un effetto di molta luce e ombra attorno, perché si vede che sono due palline, sono un gelato. Bisognerebbe proprio che dietro, secondo me, fosse il cono con una certa sfumatura, usando anche il canale alfa, tipo farlo bianco una parte e una parte alfa, cioè semi-trasparente, potrebbe dargli l'effetto della coda. Intanto voglio provare a spostare la camera perché sono curioso, quindi il libro si ferma qui, quindi non ci sono altre cose. Case, key char, ok, off. Allora facciamo i classici, i classici AS, come si usa, AD o qualcosa. Sì, perché l'S poi lo voglio riposizionare al centro e quindi facciamo anche l'S. Qui potrei dirgli, se tu premi questo, allora salvo un attimo, do un nome alla camera meno stupido, camera 1, e quindi questo chiamiamo ship camera, ship, che è la nostra astronave, quindi, o player camera, non lo so, e voglio vedere cosa combina se io faccio una cosa del tipo player camera punto position x uguale player camera punto position x meno 2, qui faccio un più 2, se invece faccio s torno a 0, cioè meno di così direi che vediamo. Chiaramente mentre tutto si muove, quindi forse mi sposto un po', no, forse se schiaccio i tasti giusti è un pochino scattoso, però mentre si muovono si nota, come forse perché, beh, però il delta z è così, quindi il delta z è meno, in realtà vabbè, potrei usare anche le animazioni, che è quello, se la volessi fare fluida. Però vabbè, provo a spostarmi un po' meno. Sì, è scattoso, perché però, come si vede, cioè ci vado proprio al centro, con S mi metto a 0, quindi si muovono troppo poco, quindi in realtà dovrei fare che finché lo tengo premuto, ad ogni clock del timer mi sposto, in questo modo riesco a... oppure fare un'animazione.
di float di animation float, il gioco del bowl in cui noi si fa i birilli. Eh beh, però dai, anche il gioco del bowling in questo caso, dove fa sparire, lo muovi e poi dopo diciamo che più che il timer ci vorrebbe, anche qui ci vorrebbe secondo me un animation, una float con dunque non mi ricordo qual è la unit, però potrei dire, potrei metterle direttamente sul la player camera, float animation, ok, trigger, ma no, ne creo la runtime, dai, non c'ha senso, non c'ha senso farle, avrebbe senso se voglio usare sempre la stessa, però allora facciamo float animation, animate float, property name, scusa però di che cosa, cioè non gli si dice qual è il componente da usare, new value, questo meno facciamo anche 3. Duration, ma scusa, questo non è una function, è un metodo, secondo me lo sto usando sul form, sì, vedi che stavo per animare tutto il form, una roba. Oppure per fare quando spremo il tasto continua la direzione finché non se ne preme un altro. Sì, volevo infatti, cioè adesso dovrei capire un attimo come gestirlo, perché dovrebbe essere fluida. E duration, mettiamoci un 0.5, type di animation type in, cioè tanto il default, poi c'è la funzione, immagino sì, che è la lineare, ok, è tutto il default, quindi lineare va bene, oppure no, non va bene, no, anzi di animation type in e ti come si chiama il tipo di interpolation type, mettiamo come si chiama quella che parte, che parte non è elastico ma fa il bounce, che parte veloce e poi non so, deve essere una di queste, quelle del, cioè che parte veloce e poi rallenta, ecco, una cosa del genere. Adesso gli do però più spazio. Ok. Qui stessa cosa, però andiamo a più 5. E qui invece animiamo a valore fisso, andiamo a un valore fisso che è 0. 0.0, se vuoi, così è evidente che è un float, quindi non c'è la ripetizione del tasto, diciamo, ma c'è, ah, è deprecato, infatti volevo usare T-Animator, ma vabbè, l'altro però il problema è che l'altro è sempre gestito dal timer, quindi come dire, la camera si muove, quello è vero, e si muove fluido, però a quel punto mi fa scattare le, ma perché le bocce, se si spostassero in X e in Y, le noterei che fanno gli scatti,
mentre il lato Z si vede molto meno, proprio perché viene verso di te e quindi, diciamo, si muove verticalmente, orizzontalmente per effetto della profondità. Però quando è dietro semplicemente aumenta, non ce ne accorgiamo, infatti più sono vicine più le vediamo scattare in profondità. Invece spostandomi lateralmente è già un pochino diverso, perché il come dire, scatta, perché mi scatta anche la Z in quanto cambia l'assetto e mi fa questo effetto. Andrebbe tutto animato più o meno in maniera lineare, mi viene da dire, quindi, oppure sincronizzandosi, ci vorrebbe un clock e un thread che mi ricalcolasse, mi disegnasse diciamo tot volte al secondo la parte del, ci vorrebbe proprio un'animazione, andrebbe gestito con l'animazione, cioè nel momento in cui nasce, data una posizione Z fissa che sta sul fondo e X e Y variabile, l'animazione me la porta fino in fondo. Quando è finita, l'animazione riparte e rianima l'oggetto facendo ripartire dal fondo. Poi dovrebbe essere gestita, bisogna spostare l'asse della camera ma anche la rotazione, anche quello è una buona, quello ha effettivamente senso, perché tu dici giusto, perché io sono immerso, quindi mi sto muovendo un po' così, però dovrei avere rotation angle, l'angolo di rotazione. Intanto dovrei prendere dargli il punto projection camera screen. Anche qui vorrei capire tipo di luce, ci sono varie proprietà. Ah, questo è light, ecco perché non vedevo. Rotation angle, però dovrebbe 10, ok, qui si sta alzando, però non c'era anche da qualche parte la proprietà. Ah no, angolo di visione c'è, cioè direttamente c'è anche l'angolo di visione, quindi se questo lo punto ad esempio a 40 non cambia la mazza, o forse non lo vedo cambiare io. 30, 20, boh, non lo vedo. Ah no, ma non lo vedo cambiare perché qui non ho la camera, non sto vedendo la camera. Proviamo a cambiare anche quello. Se io sto spostando un asse, quindi mi sto muovendo, però teoricamente, tipo fossi su un carrello, mi aspetto dovrei spostarmi così. Forse però sì, anche l'angle view dovrebbe avere layer camera animate angle of view. Però vabbè, questo lo farà a scatti. Angle of view meno 2, però è giusto per vedere se succede qualcosa. Diciamo che qui andrebbe raffinato, come questo era un demo proprio preso da un libro dove fa vedere come usare un pochino di robe. Non lo vedo molto cambiare, però sto uscendo dal campo di asteroidi. Diciamo che mi viene un po' il mal di mare, perché col fatto che scatta e poi torna in posizione, andrebbe tutto gestito con l'animazione, secondo me. O comunque sincato, nel senso che nel momento in cui qualcosa cambia ci vorrebbe il T-Animator. Usa T-Animator. T-Animator. Max Ani di Animator Animate Float, vabbè, c'è il target in più,
cioè gli stessi parametri più l'oggetto e sta fuori dal, dall'oggetto. Vabbè, cioè non è che poi cambi più di tanto, però va bene. Provo a fare la stessa cosa con l'angolo di visione. E vedere cosa succede. Poi però vabbè, direi che andrebbe un attimo rivisto. Si può scrivere forse la rotazione invertita più 2 al posto di meno 2. Scrivere più 2, inserire rotazione, esatto. Dopodiché è come se fosse fatto, quindi ma non cambia nulla. Potrei provare a cambiare solo questo e vedere cosa succede. Qui mi sono scordato che mi dà il warning due volte. Ah, forse perché uso sia il componente, il metodo, sia i tipi angle of view. Però scusa, prima era parte da 45, quindi che senso ha questa cosa? Forse c'è una modalità dove non tiene conto di questo fattore, secondo me. Adesso sta cambiando, però non vedo, scatta ma non vedo effetti sul, non vedo degli effetti. Vabbè, ma ci ho messo, quanto ci ho messo? No, 5 meno 5, quindi angolo view, non abbiamo informazioni aggiuntive. Rotation angle, ok, è un'altra cosa. Projection, come progettare il progetto? Camera, controllo proiettato da un upper left position, screen for position. Ok, questo è un altro punto di vista, two side. Diciamo che dobbiamo un attimo approfondire ancora un po' di cosine, come dire, però... però già abbiamo ottenuto qualcosa di interessante, tutto sommato. In giro ci sono delle ZBright. Che cos'è questo ZBright? O ZBuffer? Non saprei, se mi venisse spiegato sarei anche contento. Però... Let me to twist. Qui siamo al sommario, quindi altre cosine non ci sono. Sarebbe interessante andarle a vedere, però vabbè, questi però sono robe che eredita già dal, esatto, dal Control 3D, che è la classe base di tutte le copy rotation from. Ci sono un sacco di metodi utili, local to screen per passare da un sistema di coordinate a un altro, mouse wheel, ci sono un sacco di robe, ce ne sarebbe da vedere, show in designer, però diciamo che già insomma più o meno la cosa non mi dispiace, quindi l'obiettivo iniziale era ottenere lo Starfield, poi per il resto, come dire, questa forse dovrebbe essere un po' meno luminosa, poi vedrò se ci sono, proverò a implementare un altro paio di cose per vedere se se ne escono. Il target, che roba è? Specifica il controllo TD che è osservato da questa camera. Ah, lo fa puntare
fa puntare la camera direttamente alle coordinate di un oggetto specifico, quindi in questo caso si sposta, o sposta l'oggetto in sé o si sposta la camera. Sono un sacco di cose qui da voler approfondire, però ci vuole tempo e quindi direi che questa sera ci siamo divertiti abbastanza. No, interessante questo concetto di proxy object, molto molto comodo, perché fondamentalmente quello che noi andiamo a creare all'inizio non è mille sfere, ma sono mille stanze, quindi di una struttura dati che è molto più light e molto più leggera, quindi sempre controlli sono, però fondamentalmente non so qui quanto codice ci sia, ma vedo che come rendering, tra l'altro, va sui figli del source object, quindi fa renderizzare l'oggetto in quel punto e sembra che faccia anche un po' di cache o qualcosa del genere, quindi qui bisognerebbe un po' sgrufolare nel sorgente per capire un po' il concept, però sicuramente è meno, non deve calcolare delle posizioni, ma basta prendere quelle di origine, traslate, e in questo caso così viene uno stesso oggetto, può essere, diciamo, mirrorato, per usare questo termine italiano dall'inglese, in diverse posizioni senza replicare l'oggetto originale, anche perché la sfera e il cono magari sono anche semplici, i controlli non sono tanti, però nei momenti in cui metto un oggetto 3D si possono importare, perché c'è un in 3D no, qui sono nel codice, quindi mi fa vedere i template. 3D object si chiama, no, come si chiama, 3D o image o path, non mi ricordo qual è il nome di quel componente, quindi bisognerebbe andarlo a pescare qui. 3D scene, shape, model 3D. Con questo oggetto si può importare tutto quello che si vuole, quindi perfino il TARDIS, io una volta l'avevo messo all'interno del mio oggetto, qui vai a importare, c'è un editor mi sembra, non mi ricordo se qui è quick edit, metto solo il nome, però c'è una proprietà mesh collection, se mi ricordo qual è, che è fondamentale, qui load, dove si vanno a importare dei file SE, DAE e OBJ. Io mi ricordo che una volta avevo trovato su internet una riproduzione del TARDIS 3D, per chi segue il Dottor Who, quindi fatto con Sketch, il modello 3D. Questo è free, anche questo è free, però io voglio il ok, mi scarica uno zip, c'è un punto blend, punto blend non lo posso utilizzare, vorrei un OBJ o qualcosa. Fammi vedere cosa c'è qua dentro, magari no. Non lo voglio come Blender, ma lo voglio in un altro formato. Formati e file, solo questo. Ah, ce l'avevo qui. Ah, questo però a pagamento. Non c'è un free fatto con OBJ. Modelli 3D gratuiti, però attenzione. Aspetta, che qui ce n'è uno free.
con formato BJ lui. Vai, scarica, scarica. Così lo mettiamo nel firmamento. TARDIS. È TARDIS in tutti i sensi. Ok, quindi qui. Ah, perché ci aveva aperto la finestra. Ok. Download TARDIS OBJ. Vediamo cosa tira dentro. Mi è entrato solo Police Box. Per qualche strano motivo. Anche il formato non è standardissimo. No, per qualche motivo mi entra solo questo. Quindi o non è corretto. Ma io l'avevo trovato uno che funzionava fantasticamente. Mettiamo la Tesla di Elon Musk, un Audi in questo caso. Un bel occhio. Un gatto volante spaziale. Sofà di divano e sofà. Beh, gratuiti ce ne sono veramente un sacco. A parte che in mezzo c'è scritto gratuiti, ma c'è il prezzo, quindi... OBJ. OBJ è quello più... più numeroso. Andiamo a prendere qualcosa di interessante dal punto di vista del... prima dopo partono a pagamento. La Coca-Cola, attenzione. Coca-Cola bottle. 3DS, OBJ, Blend, c'è una Coca Zero volendo, però è di colore scuro quindi non risalta. Vabbè, poi farò una live sulle, come dire, sugli oggetti 3D da poter utilizzare nel in animare. Però ecco, anche il supporto 3D non è malvagio. Sarebbe interessante provare a vedere il Castle Game Engine, che è un engine per giocare, per Delphi, realizzato per Delphi. Allora, load. Provo ad andare a caricare questo, poi se non va... sta ancora caricando, quindi... si è bloccato o ci sta mettendo un po' tanto tempo, quindi o è così complesso oppure non lo so. Eh sì, ancora bloccato. Troppo complesso questo, abbiamo caricato un mostro, quindi... Beh, in effetti sono 4 mega, eh. Su questo non l'avevo considerato, come dire. E sono effettivamente un po' troppi. Beh, vediamo, che non si sa mai che concluda, però... è un po' troppo voluminoso. Però faremo una live anche su questi oggettini, così vedremo... starà usando la CPU al massimo, perché lo sto sentendo la ventola che va però finché non si blocca, in teoria sta usando poca CPU. Non gliela alzo perché altrimenti non andiamo più in live, però sta usando un po' tanta memoria e quindi sta creando un po' troppi oggetti. Provo a velocizzarlo sperando che non mi uccida la live.
Niente, troppo grande, troppo grosso. Prossima volta troverò qualche modello che sia utilizzabile, così potremo fare le prove anche con questo tipo di oggetti. Very very well. Allora, torno qui, così, come dire, ci si può salutare. Peccato non aver, se dovesse uscirmi il modello lo mostro, altrimenti prossima volta, anche perché ho troppa rama allocata, per cui diventa un disastro questa cosa. Ok, dai, lo spazio, lo Starfield l'abbiamo ottenuto, quindi direi che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Abbiamo imparato il proxy object, come si suol dire, quindi non lo conoscevo, è interessante anche la logica con cui è creato queste stelle che ti vengono incontro. Non è malvagio, sarebbe interessante provare a mettere. Potresti fare un raid, ma siamo solo in 2K, non siamo solo in 2, quindi in realtà ci sono altri utenti collegati, ma con i nomi strani, ma tutti bot. Non capisco che diavolo fanno quelli che ti seguono come bot, boh. E quindi però sarei curioso di scoprirlo, ecco. Però sì, in effetti adesso inizia a esserci bella stagione, poi la gente inizia a essere un po' stressata di parlare di programmazione, non ne ha voglia, quindi, e lo posso anche capire, no? Quindi raid, a parte che non so chi c'è stasera, probabilmente dovrei vedere. Adesso qui devo interrompere Delphi, altrimenti non esce più, non ce la fa più, è rimasto in mezzo, e quindi, però ci sta ancora provando a caricare, non è crashato, ma non mi ridà il controllo, quindi vabbè, lo lasciamo lì e poi lo andremo alieni in incognito. Magari, che sarebbe interessante, quindi. Beh, vedo, non c'è nessuno che programma, sono pure amici, vedo che ne ho pochi, quindi. Però c'è Ricordi, un amico che. Il giocatore. I'm not dead Jesus. No, c'è amico Ricordi che sta giocando a Sam & Max. I miei ricordi vanno immediatamente a con la memoria. Sono in 4, quindi facciamo 4 più 2. Vabbè, tanto per fare. Comunque, diciamo sì, dai, proviamo ad andare da lui, anche se vedo che siamo in pochi, ma nel caso gli facciamo un raid, visto che porta sempre retro gaming, quindi Sam & Max, bellissimo, Sam & Max Hit & Road, grande, italiano, si chiama Jesus e gioca a scacchi, tipo simpatico, ce lo teniamo quando siamo un po' di più, dai, così per la prossima volta, quindi sei ancora in live. E sì, mancano anche i classici, quindi non vedo più beat live, se no andavo anche da lui, che è un po' che non vedo, non vado a visitare, come è messo con il mitico dungeon, il gioco dungeon con Commodore 64. Grazie come sempre per la presenza, per la live, per il supporto, come dire, fisico e psicologico. Direi che se tutto va bene ci vediamo la prossima settimana, sì, perché ancora non c'è la conferenza. Sarebbe bello fare una IRL, cioè andare in diretta da, però vabbè, più facile a dirsi che a farsi, ci proverò nel caso, poi dopo vediamo. Sì, so che l'ha finito perché si giocava, però ci giocavano in un tot, sarebbe bello portarlo graficamente con Delphi magari, visto che l'ha fatto pure in Pascal, quindi, però sì, diciamo, bisogna creare il progetto adatto, quindi
di nuovo grazie di tutto e direi salvo imprevisti, alla prossima settimana con qualche altra sperimentazione, vedremo cosa portare. Adesso vedrò un po' come sono messo anche con il resto, devo preparare la roba per la conferenza per il Delphi Day, quindi sono veramente tirato come sempre, per cui farò il possibile. Di nuovo buonanotte e anche buon weekend e grazie a tutti e rimanete per il ride, per il raidino, molto raidino, e alla prossima. Andiamo a giocare a Sam & Max e via, così me lo riguardo che mi rispolvero la memoria. Ciao ciao, buonanotte.